Dopo 20 anni di ricerca e analisi del marmo, affondando le radici nella tradizione cinese e in uno spirituale incontro tra arte e natura, arriva a Firenze l'opera di Li Yingjie. I suoi dipinti litici, lastre di marmo policrome tagliate secondo uno studio minuzioso, estrapolano dalla materia un disegno, una poesia cromatica. Queste opere ecoprimordiali saranno visibili per la prima volta in Italia nella mostra Anima di Roccia, dal 5 giugno al 30 luglio 2013 a Palazzo Medici Riccardi. Da un lungo lavoro di ricerca sui materiali, sono l'intuizione e la sensibilità dell'artista a cogliere l'opera nella profondità della roccia. Il risultato sono dei quadri sui quali non è mai stato posato inchiostro o pennello, degli elementi lapidei dove le naturali venature del marmo vanno a raffigurare fiumi, montagne innevate, un deserto, una tartaruga sulla spiaggia. Il mondo è fatto di pietra, è nato dalla pietra, quindi anche l'uomo è, si può dire che è emerso dalla pietra stessa. L'Italia per me è il paese preferito perché è tutto pietra. Mi piace tantissimo, non so, tutte le forme con cui gli italiani hanno messo in arte la pietra, non soltanto nella scultura, ma nei mosaici, nei monumenti, nella architettura. È la pietra che rende meravigliosa Firenze.